pagato la multa come giusto che fosse ed ora, altrettanto giusto, ripristinare ciò che avrebbe rovinato. Dunque, al posto di cordoli che definiscono il perimetro delle fioriere, piccoli pumi e fiori, dovrà rimpiantarci erbaccia ed escrementi di cane. Eh sì, perché partendo dal concetto di cittadinanza attiva, prendersi cura di un angolo della città, mettere a disposizione di un bene comune i propri soldi per acquisto e manutenzione di alberelli, Vito Rossini, noto imprenditore nel campo della ristorazione a Grottaglie, aveva pensato di abbellire un angolo della città e a seguito di una segnalazione anonima, di buon mattino ha ricevuto una multa. Dovrei rimettere l'erba sporca che stava e gli escrementi dei cani. Io chiedo scusa, l'ho ammesso dal primo giorno. Non mi è venuto in mente di presentare la tua autorizzazione dove ci fosse la necessità. Ho pensato solo a fare una cosa bella perché quest'angolo era morto, adesso è resuscitato, i turisti si fermano per fare le foto. Il vicinato è contentissimo, hanno detto prosegui, fai anche davanti a casa nostra. Questa è una strada importante, la via Appia, magari farla tutta sarebbe un lustro per Grottaglie perché appena sali vedi una cosa veramente bella. Proprio stamattina l'ho rifatta e ho visto veramente qualcosa di diverso. Tanto per essere chiari, si scusa per non aver chiesto la dovuta autorizzazione, ha pagato la multa con tanto di ricevuta che ci mostra, ma addirittura ripristinare la situazione di partenza e rendere quell'angolo com'era, così come vi mostriamo in queste riprese, significherebbe tornare all'erbaccia, rifiuti e timide margheritine in cerca del proprio posto in città.